Un nulla di fatto per la riunione che si è tenuta questa mattina presso l'aula consiliare del comune di Agropoli con i rappresentanti di classe dell'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco, alcuni genitori, la dirigente scolastica e il sindaco Adamo Coppola. Le richieste alla dirigente scolastica da parte dei presenti hanno riguardato la possibilità di una didattica mista e meno ore al giorno, allungando l'orario scolastico settimanale. Ma la riunione si è conclusa con un nulla di fatto. Noi siamo qui per chiedere la possibilità di scelta tra la didattica in presenza e la didattica a distanza, perché ci sono delle mamme come noi che non si sentono ancora tranquille a mandare i bambini a scuola in un momento ancora così particolare, delicato e soprattutto non sicuro, perché di fatto la verità in tasca non ce l'ha nessuno, è un periodo di incertezza totale. Quali sono state quindi le risposte da parte della dirigente scolastica? La dirigente scolastica ci ha detto che non essendo previsto lei non lo può fare, però dove abbiamo battuto noi che se è vero che non è previsto, non è vero però che non si può attuare, che non si possa fare. Non previsto non significa non si può fare. Quindi nei prossimi giorni come agirete voi genitori che non siete propensi alla didattica in presenza? Niente, adesso valuteremo le proposte che loro ci hanno fatto, ne terremo conto, faremo le nostre valutazioni e poi prenderemo una decisione, una scelta, decideremo poi cosa fare. Siamo qui stamattina perché volevamo dare la possibilità ai genitori dei bambini di poter decidere se mantenere i propri figli in DAD oppure in DIP, quindi in presenza. Premetto una cosa, è vero, la dirigente scolastica dice che non è previsto, ma ciò che non è previsto non è vietato. Loro godono del DPR dell'autonomia scolastica. Articolo 4 e 5, autonomia organizzativa e didattica. In base a questo potevano tranquillamente estendere questa cosa, senza andare in deroga, perché non è vietato, quando non c'è divieto non c'è deroga. Quindi era una richiesta che poteva essere affrontata e che andava anche a difenderli nell'ambito dell'8108, perché parliamoci chiaramente, l'8108 prevede che il datore di lavoro, in questo caso la dirigente, debba mettere in atto tutte le azioni per eliminare o ridurre al minimo il rischio. Eliminare il rischio in questo caso si può fare solo in un modo, applicando la miglior tecnologia possibile, che in questo caso qual è? La DAD o la DID. Questo chiedevamo. Ovviamente forse la paura, forse il non volersi incavillare in argomentazioni del genere ha portato a un nulla di fatto, però l'importante è chiarire che si poteva fare. Ecco tutto. Ritenuto opportuno incontrarci qui nell'aula consiliare proprio per far incontrare le parti in causa, quindi i rappresentanti del consiglio d'istituto, la dirigente scolastica e i genitori. Io ho fatto soltanto come dire da organizzatore dell'incontro perché si trattava soprattutto di comprendere se ci fosse la possibilità di organizzare una didattica che in qualche modo alleggerisse una serie di problematiche, quali per esempio il fatto di dover portare la mascherina a tante ore, quali, che ne so, un'organizzazione magari diversa che poteva implementare la didattica a distanza con quella in presenza. Insomma, si è discusso di queste cose in maniera tranquilla, serena, e quindi ringrazio veramente tutti coloro che hanno partecipato. Ora ci sono delle possibilità anche di organizzare le entrate e le uscite a scuola con orari diversi, dovrà essere il consiglio d'istituto a pronunciarsi. Se lo farà, insomma, magari immaginerà un'organizzazione diversa, ma non si può prescindere però da quelle che sono le indicazioni nazionali e regionali, evidentemente, e c'è tutta la buona volontà da parte nostra, da parte della dirigente scolastica, per trovare soluzioni eventualmente anche che accomodino alcune necessità, fermo restando quelle che sono le normative che non possono essere derogate. Ci siamo chiariti su quella che è la normativa, quelle che sono le indicazioni alle quali ci dobbiamo attenere, perché in particolare l'obbligo di mantenere la mascherina per tutto il tempo a scuola non è una decisione della scuola, ma sono indicazioni stabilite a livello nazionale. Per il tempo, in particolare per la durata del tempo, sono state ipotizzate varie soluzioni, anche di spalmare più ore nell'arco della settimana, di utilizzare tutti e 6 giorni anziché su 5 giorni l'orario settimanale, ma non possiamo derogare a quello che è l'orario previsto all'interno delle 27 ore settimanali che facciamo appunto alla scuola primaria. E per quanto riguarda la didattica in presenza, o meglio i genitori parlavano di didattica digitale integrata, è prevista
prevista come modalità complementare per il secondo ciclo di istruzione, mentre invece per il primo ciclo di istruzione la didattica a distanza o didattica digitale integrata è prevista in caso di sospensione delle attività in presenza, per cui è stato chiarito questo aspetto che non è una scelta delle famiglie, non è una scelta della scuola, ma sono indicazioni e linee guida che vengono date a livello ministeriale e che noi andiamo ad applicare. Ma anche nel caso di didattica digitale integrata è stato chiarito che c'è per la secondaria di secondo grado una percentuale prevista a livello ministeriale di alunni che a rotazione fa didattica in presenza oppure a didattica a distanza. Diciamo che l'incontro di stamattina è servito soprattutto per chiarirsi su una serie di punti, quali erano i margini di movimento, di azione all'interno dei quali si può muovere la nostra discrezionalità nella scelta di una soluzione piuttosto che di un'altra. Ma è chiaro che quello che è emerso in modo particolare è la preoccupazione per questa ripresa dopo un periodo così lungo di assenza, anche se c'è da dire che i genitori sono divisi anche su questo aspetto, perché una parte ha voluto il rientro a scuola, cioè è propensa al rientro a scuola, invece un'altra parte avrebbe preferito continuare con la didattica a distanza. Ci può fornire il dato del rientro di questa mattina del suo istituto, dottoressa? Con precisione non glielo posso fornire, però più o meno un 70%, eravamo ad un 70% di presenza.